essere napoletani è un motivo di grandissimo orgoglio. Io sono profondamente orgoglioso di essere nato a Napoli e di aver scelto di vivere a Napoli. E quindi vivere a Napoli è vivere in quella che io considero la città più bella del mondo, piena di problemi, di contraddizioni, inferno e paradiso allo stesso tempo, ma credo una delle città che nel mondo sa dare maggiori emozioni, una città in cui difficilmente ti puoi deprimere. Il pregio, umanità. Difetto, certe volte una parte dei napoletani si lascia un po' andare al lamento. Cambiamento significa aspirare sempre a migliorarsi. Per esempio Napoli, essendo una città straordinaria, merita sempre di più. Desiderio personale è quello, diciamo, di poter vivere sempre con la serenità nel cuore, potendo sempre donare agli altri come ho cercato di fare nella mia vita e di poter essere ricordato come una persona che in qualche modo è stato un punto di riferimento per tanti, perché avendo scelto io di fare vita pubblica, vita istituzionale, da quando avevo 25 anni ho speso la gran parte della mia vita per gli altri, trascurando un po' i miei affetti più vicini, non so se questo è un fatto positivo o negativo. Quindi il desiderio è quello di continuare ad avere dentro sempre questa spinta ideale nel fare qualcosa sempre di più per gli altri. Quando sono diventato sindaco, la città di Napoli era profondamente delegittimata in Italia e nel mondo. C'era un senso di frustrazione e di depressione piuttosto diffusa anche all'interno della città. Credo che adesso è una città più viva, più orgogliosa, con più voglia di partecipare, e la percezione di Napoli in Italia e nel mondo rispetto a 3 anni e mezzo fa, secondo me, è cambiata. Il rimpianto è sempre quello di non essere riuscito a fare le tante cose che vorrei fare e che anche per nostra non responsabilità, ma non riusciamo oggettivamente a fare. Il rimorso è quello di non riuscire certe volte a dare una mano alle tante persone che hanno bisogno e che certe volte ci vorrebbe un piano Marshall per poter aiutare le tante sofferenze e i tanti bisogni che ci sono nella nostra città. Diciamo un filo conduttore che lega la mia gioventù, la mia adolescenza, la mia esperienza di magistrato e adesso di sindaco è quello che io ho sempre lottato per la giustizia. Così come quando a 16, 15, 17 anni facevo le assemblee studentesche, partecipavo ai cortei e avevo dentro una forte spinta ideale che era manifestata in un modo diverso, con la tipica energia e certe volte anche con gli eccessi, diciamo, dell'essere giovane. Poi gli stessi ideali li ho portati in magistratura esprimendoli in un altro modo, facendo il magistrato soprattutto di prima linea in territori non facili. E poi ho dovuto cambiare un'altra volta e portare, non come quando ero giovane ma nemmeno come ero magistrato, come sindaco gli stessi ideali di giustizia. Potrei dire che il filo conduttore da quando avevo 14-15 anni adesso è proprio quello, il sentimento di giustizia, cioè la parola che mi piace di più è giustizia, che non a caso la contraddistingo da legalità, che è un termine molto più riduttivo e certe volte anche più falso e più retorico, perché anche le leggi ingiuste sono legalità, però poi magari sono ingiuste. Invece la giustizia è un qualcosa di più profondo che puoi esprimere anche al di là della veste formale. Ma sto lottando per difendere Napoli e farla riscattare sempre di più. Cioè questo è l'obiettivo anche del 2015. Napoli secondo me è una grande potenza. Io sono assolutamente convinto che Napoli ha una capacità esplosiva in termini di energie positive, di creatività, che può diventare un modello alternativo anche alla crisi economica, perché non ci nascondiamo che questi 30 anni ultimi hanno poi portato a una crisi economica profonda, che è anche una crisi non solo economica, è una crisi morale, di valori, che stanno un po' tutti insieme. Napoli può, secondo me, rappresentare un modello alternativo in cui il riscatto parta proprio dai giovani, dalla cultura,
dalla creatività, dalla bellezza, dalla preservazione della storia che è profonda in questa città, ma anche la capacità di innovarsi, che è tutta tipica anche di una città piena di creatività come Napoli. Perché ha scelto di diventare sindaco di Napoli? Dopo un'esperienza durissima di magistrato, insomma, adesso abbiamo pochi secondi, iniziai un percorso di parlamentare europeo che mi ha dato anche tante soddisfazioni, perché sono stato presidente della commissione controllo bilancio, dove insomma stavo facendo un'esperienza internazionale significativa, e non c'erano le condizioni per cambiare un'altra volta. Credo che quello che è stato determinante è proprio l'amore per questa città, perché da un punto di vista, diciamo, razionale, fosse stata una scelta tutta razionale, non conveniva. Complicata, difficile, senza partiti, senza apparati, senza soldi, con previsioni negative sulla mia vittoria, però credo che quello che è stato determinante è proprio l'amore per questa città, e quindi questo dimostra che a Napoli nulla è impossibile e che è una città che può preservare sorprese anche molto positive qualora ci si creda e c'è la voglia di accettare la sfida. Insomma, credo che in questo si è fondata la mia scelta di diventare sindaco, l'amore per Napoli. Lei crede che questo progetto, la gente di Napoli, possa essere utile a migliorare l'immagine di questa città? Penso di sì, che essendo Napoli una città ricca di umanità, l'umanità passa attraverso le persone, quindi attraverso le storie di ogni persona, attraverso gli sguardi, i volti, il cuore, i corpi, e quindi mostrarli, raccontarli, anche farli vedere con gli scatti fotografici, io credo sia un modo importante per rappresentare l'eterogeneità di questa città, che è fatta di contaminazione tra diversi. Napoli è una città molto differente, con una propria identità, ma anche con molto pluralismo in generale, quindi credo che può, in questo modo si può fotografare quanto sia diversa Napoli e quanto sia affascinante.